Che bello! Che bagno spazioso! Wow! Ah, ma ci siete anche voi! Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In questo video mi trovo a Gradara, precisamente al B&B La Pulcia, e per oggi, anzi per questo weekend, vi porterò alla scoperta di quest'altro magnifico borgo italiano. Sono ospite in collaborazione con Chiara della Pulcia B&B. Ho un terrazzo spaziale dove domattina faremo una colazione eccezionale, mentre stasera riusciremo forse a trovare del cibo e a mangiarcelo nel nostro terrazzino, che tra l'altro è riscaldato. Ma adesso iniziamo con il room tour. Appena entriamo in camera ci lasciamo la porta alle nostre spalle ed entriamo in bagno. Abbiamo il bagno sulla destra con una doccia abbastanza capiente, c'è la cromoterapia, stasera la proverò. Mi piace molto il lavandino, doccione. Il terrazzino è una delle cose più belle di questo B&B e infatti andiamo subitissimo a vederlo. Alle mie spalle, non vi faccio vedere chi c'è, chiediamo. Comunque è riscaldato, infatti qua di solito c'è un tendone, cioè che ce l'hanno tirato su prima, dove in pratica il balcone viene riscaldato e quindi si può consumare qui i propri pasti al caldo e senza morire di freddo. Come si fa a riscaldare? In questa maniera ci sono queste torce qua che ci hanno detto di accenderle nel caso 20-25 minuti, altrimenti poi si crepa. E ho il parcheggio sotto il balcone, così almeno riesco a curare la macchina. Siamo a 500 metri dall'ingresso del borgo, quindi adesso finisco di farvi vedere la camera e poi ce ne andiamo al borgo, anche perché ho una certa famina. Tornando in camera abbiamo il letto matrimoniale, che è veramente gigante, un armadio, due finestrine, e qui attenzione perché se siete più alti di 1,80 m ci acchiappate la testa. Televisore, il mio cavalletto in mezzo alle balle, e poi abbiamo la zona lettura. Qui c'è la zona bar con il mini frigo, possiamo tranquillamente metterci le nostre cose che ovviamente abbiamo lasciato in macchina in questo preciso istante. E niente, questa è la camera, è veramente bella e calda perché mi sono tolto il golfino che stavo crepando, è veramente addobbata molto bene, mi piace un sacco. E ora ci accingiamo ad andare nel borgo perché continuo ad avere fame. It was an unexpected turn, meeting someone who gave my heart a third degree burn. You might have seen this place before. Siamo usciti dal B&B e abbiamo iniziato a intraprendere questa strada in salita, che era proprio lì a due passi dal nostro B&B, per arrivare sotto la torre dell'orologio. Infatti da questa parte c'è l'ingresso, uno degli ingressi per il borgo di Gradara, però siccome avevamo fame, come avevo già detto prima, ci siamo fermati al bar stuzzicherie del borgo, ci siamo presi due primi e tra poco mangiamo. Being a debutante, it's a little bit unsure. So you must understand. Quindi abbiamo trovato questa panchina, adesso mangiamo perché siamo affamati e poi incominciamo il giro nel borgo e praticamente è tutto nostro, magico. E dopo aver mangiato veramente da Dio, perché abbiamo mangiato veramente da Dio, ci sentiamo un po' pesantucci, però mamma che vento che c'è, raga. Comunque ci siamo seduti su questa panchina qui di fronte al teatro comunale, che poi dopo pochi istanti mi sono reso conto che questo teatro comunale, chiamato anche teatrino comunale, è stato costruito nel 1800 e la particolarità qual è? Praticamente che è il più piccolo d'Italia, infatti ci sono solamente 69 posti a sedere, un soppalchino, giusto due cosette, spettacolini del posto e basta. Comunque ci troviamo davanti al teatro più piccolo d'Italia. Try to get the lay of the land. It's a lot to take in. Can't seem to read your face. Don't know where to begin. Yeah, I'll be your getaway driver. If you
Comunque abbiamo fatto la passeggiata degli innamorati, mano nella mano, dolce, no, non è vero, niente mano nella mano, non mi dà mai la mano. Ora ritorniamo all'interno e inizio anche a raccontarvi qualcosa di Gradara, perché mi sembra giunto il momento. Siamo arrivati a Gradara, che si trova nelle Marche, per quanto sia possibile confonderlo col fatto che si trova in Emilia Romagna, dato che è al confine, molto molto vicino al confine. Infatti Cattolica, che si trova laggiù, in macchina ci si mette, più questi capelli, in macchina ci si mette 10 minuti, eh? Così sono perfettissimo, c'è la cresta, c'è quel... Trovandoci qui a Gradara ci sono un sacco di cose da vedere che purtroppo però in periodo Covid ovviamente non sono visibili. Ma saranno poche le cose, sarà tutta una visione da fuori, però cercherò comunque col racconto di portarvi all'interno del borgo, che tra l'altro secondo me è il castello medievale più bello d'Italia. Il castello è stato costruito nel 1182 ed è stato in possesso di Malatesta fino alla metà del 1400, quando passò agli Sforza, che governarono Gradara tra il 1445 e il 1512. Nel 1641 Gradara passò allo Stato Pontificio, fino al 1920, quando la famiglia Zanvettori acquistò la Rocca, il castello e la cinta muraria. La posizione di Gradara, a metà tra Marche, Emilia e il mare, l'hanno resa un punto di incontro di traffici commerciali e contese dalle famiglie Malatesta, Sforza, Della Rovere e Mosca, che hanno ovviamente lasciato dei segni di passaggio nel borgo. La cinta muraria è di circa 800 metri e 400 sono ben visibili attraverso i camminamenti. Chissà se oggi riusciremo ad avere la fortuna di percorrere qualche stradina, così da potervi far vedere la visuale dall'alto del castello. Buongiorno ragazzi, ci hanno fatto trovare la colazione in camera. Peccato che però oggi il tempo sia veramente brutto, perché sta piovendo, abbiamo passato tutta la notte con un ventaccio esagerato. Comunque, per la colazione come ha funzionato? Ha funzionato in modo semplice. Mi hanno mandato il menu via WhatsApp, l'ho compilato dicendogli che cosa avrei voluto per la colazione, ed ecco che mi sono trovato tutto quello che avevo chiesto. Abbiamo un bollitore in camera, ho fatto bollire già l'acqua, adesso facciamo colazione e poi, sperando che ci conceda giusto almeno 10 minuti il tempo, vado a finire di raccontarvi la storia di Paolo e Francesca, perché poi ieri non abbiamo avuto il tempo, abbiamo girato col vice sindaco, che ringrazio per la sua disponibilità. Siamo molto felici di aver passato questo weekend qui a Gradara, anche se per causa Covid non siamo riusciti a vedere molte cose, però ci ritroviamo sicuramente, anche perché ci hanno detto che la terza settimana di luglio qui a Gradara viene fuori una festa spettacolare, quindi nel 2022 alla terza di luglio torneremo sicuramente qui a Gradara, ed è qualcosa di meraviglioso quella festa lì. Ci ha fatto vedere dei video su YouTube ed è veramente tanta roba. Adesso mangiamo perché siamo abbastanza affamati e vi faccio vedere cosa ci hanno portato per colazione.
giornata è veramente brutta, sono qui per raccontarvi giusto una mini storiella stretta stretta su Paolo e Francesca, che come ben sapete qui a Gradara sono due personaggi molto famosi. Comunque il castello è chiuso perché purtroppo non è visibile, sempre a causa Covid. E Francesca si era innamorata di questo Paolo e voleva sposare Paolo, ma invece cosa è successo? Che Giovanni, che era il fratello di questo Paolo, detto il bello e anche affascinante, Giovanni invece era un po' bruttarello, talmente brutto che veniva chiamato lo sciancato. Già capiamo da qui che proprio bello non era. In pratica Giovanni manda il fratello Paolo a conoscere questa Francesca, Francesca si innamora di Paolo, però invece durante il matrimonio tac, sbuca Giovanni e lei per forza di cose ha voluto dire sì, perché c'erano incastri storici che allora andavano di moda, mentre ad oggi fortunatamente non succedevano queste cose. Comunque niente, succede che poi un giorno Paolo e Francesca erano nella camera di Francesca, la famosa camera di Francesca, e stavano leggendo le storie di Lancillotto e Ginevra. A un certo punto scappa un bacio e sfiga vuole che in quel momento passa qualcuno che va a pesare il fratello Giovanni. Giovanni entra in camera, invece non doveva essere al castello ma doveva essere a Pesaro a gestire i suoi compiti, e di conseguenza entra Giovanni e gli dice: adesso Paolo ti devo uccidere. Paolo cerca di scappare da questa botola che era in camera di Francesca, ma gli si incastra il vestito, di conseguenza ritorna su e Francesca, per gesto d'amore, si butta tra Paolo e Giovanni, dove Giovanni stava infilzando Paolo, ma Francesca si buttò in mezzo per amore e tutte e due morirono in questa maniera orribile. Questa è una storia veramente triste, ma capiamo quanto l'amore possa essere potente. Adesso però il nostro giro a Gradara è finito, il video finisce qua, ci vediamo mercoledì prossimo in una nuova avventura. Mi raccomando, alle 19 iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un commentino qui sotto.